Non è possibile l'eliminazione delle attuali corsie riservate in via Garibaldi con contestuale realizzazione di stalli di sosta a pagamento. È lapidario il dirigente alla mobilità Saro Pizzino che con una circolare sega di fatto le gambe alle associazioni di commercianti e residenti di via Garibaldi che nelle scorse settimane avevano chiesto una viabilità alternativa per l'importante arteria, ribadendo la necessità di istituire la sosta breve ai margini della carreggiata per incentivare il commercio che, secondo l'associazione Mille Vetrine, avrebbe registrato un calo pari a circa il 50%. Secondo quanto scritto dal dirigente Pizzino ai rappresentanti dell'associazione, sarebbe al vaglio del Dipartimento uno studio relativo ad un nuovo assetto viario di via Garibaldi, un nuovo assetto che dovrebbe venire incontro tanto alle esigenze dei commercianti del luogo quanto a quelle del trasporto pubblico locale. Assetto legato però all'entrata in funzione dei nuovi bus elettrici, una pregiudiziale che ovviamente richiede tempi lunghi e che ha fatto saltare sulla sedia i componenti della neocostituita associazione Centro Anch'io, che chiede invece all'amministrazione di agire in tempi brevi. Questa mattina intanto il sindaco Cateno De Luca, insieme al vice sindaco Mondello e all'assessore alle attività produttive e promozionali Musolino, ha ricevuto a Palazzo Zanca alcuni commercianti di via Garibaldi, accompagnati dal consigliere comunale Pierluigi Parisi. Sono state manifestate alcune criticità relative all'attuale assetto viabile della via Garibaldi che determinano problematiche per il normale svolgimento delle attività commerciali. In merito, ha sottolineato il sindaco, sono state proposte alcune soluzioni che l'amministrazione comunale valuterà, riservandosi di adottare eventuali provvedimenti nel più breve tempo possibile.